cielo della vita. Splendi più del sole, fiera gioventù. L'ombra fugge quando arrivi tu. Non conosci dubbi, forte gioventù. La passione e poi non molli più. Cristina D'Avena, ciao Cristina, grazie, è arrivato il Natale, benvenuti da parte di tutti evidentemente, è arrivato Natale, non poteva mancare Cristina D'Avena che è amata da tutti i bambini italiani. Ecco Cristina, l'augurio che ti fai quest'anno Natale, che fai a tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento, il tuo augurio di buon Natale. Allora, innanzitutto di passare un Natale felice, sereno, auguro a tutti i bimbi di ricevere tanti, tanti, tanti bei regali. E poi un augurio grandissimo per il 1991 che vi porta di tanta pace e tanta felicità. Ecco. Grazie Cristina D'Avena e i suoi ragazzi. Ecco, Maurizio è sempre quello che dice aiutarci. No, è stato bravissimo Giovanni, nostro regista, perché ha fatto degli splendidi primi piani per la gioia e la delizia delle migliaia di bambini che ti seguono a casa. Grazie, grazie. Che ti fa, che lei. Però mi voglio togliere una curiosità. Io, questo tuo fenomeno dilagante, travolgente, ecco, io abbiamo l'opportunità di avere dei bambini e delle bambine. Ecco, perché ti piace tanto? Tu sei napoletano, eh? No, no, io vengo a Milano. Allora cambiatevi la maglia, non lo so. Anche tu. Vai. Senti, cos'è che ti piace tanto di Cristina? È simpatica e carina. È buon gusto. Poi è dolce, ha una bella voce. Tutto, c'è tutto. Tutto, c'è tutto. Tutto. Tu, invece? Canta bene e tutte le cose che ha detto lui. È molto dolce. È molto dolce. Ecco, tu che sembri un po' Rijkaard. Ecco, vieni qui. Ecco, senti, tu invece te la sposeresti? Aspetta, vieni sposi qui perché sennò non lo vediamo il bambino. Non lo so. Ha detto che non lo sa, Cristina. E beh, ci vuole pensare. Perché c'è già un'altra? No. No. Ancora no. Bene. No. Ultimo applauso ai ragazzi. Grazie. A Cristina D'Avena. Grazie mille.